Un'edizione dal forte segno internazionale, quella di Made 2015, in scena dal 18 al 21 marzo. Tante le novità per l'imprescindibile appuntamento dell'architettura ed edilizia, presentate in occasione della conferenza stampa in triennale del 27 gennaio. Il riferimento doveroso a Expo, eventi tematici di formazione internazionale, il mondo domestico e contract e una chicca, l'apertura al pubblico sabato 21 marzo. Luisa Collina, curi un'area particolare di questo MADE, vuoi parlarcene? Sarà una mostra chiamata Building the Expo, è dedicata a una sorta di preview su Expo 2015, per cui a metà marzo saremo ormai prossimi all'apertura. Durante i giorni dell'apertura tutti saremo impegnati a vedere gli allestimenti, le mostre, ad assaggiare anche tutte queste specialità di cibo. E quindi l'idea è prima di avere un momento di riflessione, di approfondimento su proprio la costruzione di questi padiglioni che hanno impegnato tante energie di tanti paesi diversi. Noi ci conosciamo anche per ambito didattico, diciamo così, Politecnico, Scuola Politecnica e altre istituzioni. In fiera tanti ragazzi si vedono, e allora qual è il valore di un avvenimento di questo genere per chi sta ancora studiando? Beh, secondo me, essendo un evento straordinario, un evento da cui tutti possiamo imparare, a maggior ragione gli studenti. Tra l'altro il Politecnico di Milano è stato fortemente coinvolto perché 9 padiglioni, che sono i padiglioni cluster, quelli destinati ai paesi invitati da Expo, prevalentemente in via di sviluppo ma non solo, sono stati progettati da studenti del Politecnico di Milano insieme ad altre 18 università del mondo durante un grande workshop che si è tenuto 2 anni fa. E è bello, e sono orgogliosa di dire che sono i padiglioni che tra l'altro verranno consegnati a fine gennaio, per cui una grande esperienza didattica internazionale che poi è stata anche efficiente dal punto di vista dei tempi di costruzione. Si dice un caso studio finalmente che funziona. Esattamente sì, è stato sicuramente una sperimentazione, per cui anche un azzardo di voler investire sulle giovani generazioni, però è stata veramente un'opportunità, un'occasione per tutti noi per imparare, e soprattutto per i ragazzi che hanno avuto modo di progettare un qualcosa che adesso è davanti ai loro occhi. Un'ultima domanda sul format. Ovviamente insegnando e lavorando si ragiona spesso su format. Questo è un format a tutti gli effetti, il format rispetto al vecchio modello di fiera, no? Io ne ho visti tanti in 20 anni di modelli di fiera. Questi format servono magari a riaggiornare il concept fiera. Il format è un format fieristico, no, ma è anche un format di intrattenimento, forse più un format da parco tematico rispetto a un format puramente fieristico, per cui il tema dell'intrattenimento, dello spettacolo è molto forte, ma è anche il tema dell'educazione, quindi un imparare divertendosi. E non è un caso forse che uno degli elementi principali di questo masterplan è questa Main Street, quindi questa World Avenue, che in fondo è l'elemento caratterizzante di ogni Disney World. Ogni parco tematico ha questa grande asse che è l'asse delle parate, dello spettacolo, e quindi vorrei vedere e studiare se ci saranno dei parallelismi tra i modi di utilizzare questo spazio rispetto a quelli dei parchi di divertimento. La strada che insegna. Esattamente, per cui saranno 6 mesi anche per noi per studiare e per ragionare se quanto abbiamo progettato ha avuto un successo, riscontro, come viene utilizzato. Ma credo che questo sia, tenendo conto di quali sono le situazioni all'interno del nostro paese, sia gioco forza ragionare in termini di internazionalizzazione delle imprese. In altri settori di competenza della mia federazione lo stiamo già facendo in maniera molto positiva. Ecco, noi vogliamo, e questa è una sfida che ci poniamo noi, che anche le imprese del settore che si riferisce a Made Expo possano avere queste opportunità di crescita sul mercato interno fino a quanto è possibile, ma particolarmente sui mercati esteri. Le potenzialità ci sono, il lifestyle è ricercato nel mondo e credo che abbiamo buone chance per crescere.
Questo trittico famoso di quest'anno, Made, Salone, Expo, sembra un po' così determinato dal tempo, no? Noi italiani siamo famosi nel mondo per farcela anche all'ultimo minuto, anzi siamo, dicono gli altri, veramente bravi in questo. La questione è tempo. Ma io sono convinto di questo, l'ho sempre detto, dico, che noi siamo talmente bravi a fare casino, però sì, all'ultimo momento siamo i primi a dimostrare che siamo molto più bravi degli altri. E questo dal punto di vista invece delle strutture, delle idee, abbiamo visto questo Made che adesso vedremo raccontato con tanti eventi, con tante isole all'interno della fiera. Esatto, sì, abbiamo cercato di dare un messaggio, di lanciare dei messaggi nel periodo dell'evento fieristico a 360 gradi nel settore. Mi auguro che ci siano anche, abbiamo tanti convegni, tanti professionisti stranieri che abbiamo invitato a Made Expo, quindi vediamo un po' cosa succede. Ogni volta, in ogni fiera qui si può, tanto più che noi ne organizziamo due, ogni volta c'è sempre questo vediamo cosa succede. Poi alla fine siamo sempre soddisfatti perché il lavoro che facciamo prima è un lavoro professionale, i miei collaboratori sono bravi, hanno lavorato e vediamo i risultati a mese di marzo. Quindi è importante parlarne, grazie. Grazie a voi. Ci interessa soprattutto il format di questo Made che è stato annunciato tempo fa proprio a ridosso di Expo. Da quello che vediamo e da quello che annuncerete adesso, tantissimi eventi all'interno per renderlo internazionale ma soprattutto aggiornato come modello di fiera. Sì, intanto la conferma che è una fiera biennale, poi che si organizza con quattro saloni molto verticali, molto tematici. E la prima notizia che voglio dare è che abbiamo circa 800 imprese italiane e straniere che quest'anno hanno deciso di essere presenti, e in un contesto di mercato così difficile come quello che stiamo vivendo, questa è una notizia importante di fiducia, che dà fiducia, vuol dire che ci sono imprenditori che credono nella ripresa di questo mercato e soprattutto credono nella efficacia di questo strumento fieristico Made Expo, che ha investito tantissimo nella promozione internazionale, e credo che in particolare questa edizione darà soddisfazioni come opportunità di business alle imprese che esporranno i loro prodotti all'interno dei padiglioni fieristici nel mese di marzo. Quest'anno in particolare, con la presenza di Expo, avremo degli eventi speciali. Quello più significativo proprio dato da Expo si chiama Building di Expo. In cosa consiste? Nel fatto che presenteremo in anteprima mondiale quelli che sono i progetti più significativi dei padiglioni stranieri che stanno costruendo proprio questi giorni nel quartiere di Expo 2015. Vedremo questi progetti, ma vedremo poi anche i prodotti che sono stati utilizzati per costruire questi padiglioni, e questi prodotti sono i prodotti che sono esposti dalle aziende espositrici Made. Quindi questo ci dice un altro aspetto significativo, che l'Expo ha generato opportunità di business, che molte delle aziende presenti a Made sono fornitrici delle imprese di costruzioni dell'Expo, e che i professionisti del settore potranno vedere in anteprima le caratteristiche anche strutturali, progettuali di questi padiglioni. Quarto, le imprese presenti potranno fare business matching con questi grandi studi di progettazione di architettura che saranno presenti all'evento, e quindi poter seminare future opportunità d'affari per i prossimi mesi. Una sola ultima domanda sulle parole chiave di questa edizione. Una che ho ascoltato qui in questa anticipazione è il riuso e riutilizzo dell'area Expo, ovviamente, e quindi un altro form. Però ci sono altre parole chiave, vogliamo dirle? Beh, certamente l'innovazione. Qui noi potremo ammirare prodotti che vengono esposti in anteprima dalle imprese di tutta la filiera. Un'altra parola è la competizione, cioè ci sarà i diversi settori merceologici rappresentati dentro Made, le diverse merceologie produttive che faranno una competizione tra di loro, per cui io sono professionista e potrò anche mettere a confronto le diverse tecniche costruttive, l'uso del legno piuttosto che del calcestruzzo, piuttosto che dell'alluminio, dell'acciaio, e quindi andare a scoprire pregi e difetti delle varie tecniche, dei vari materiali.
questo concetto dell'innovazione e della ricerca è fondamentale non solo per le aziende, anche per le persone. Sembra proprio che questo paese abbia bisogno di questo. Lei lo ha dichiarato all'inizio del suo intervento. Ah, sicuramente sì, perché non dimentichiamo che io, il gruppo, quello che volevo dire, il gruppo Mapei ha 900 ricercatori. L'età media dei ricercatori in Mapei su 9.000 dipendenti è sicuramente la più bassa. C'è un gap di quasi 15 anni tra l'età media dei ricercatori e l'età media di tutti i lavoratori del gruppo. Grazie.